Ciao a tutti Gucci e ben ritrovati dal vostro AndreLink91 su Yo-Kai Watch 2. Finalmente si ritorna con la capture card nuova arrivata proprio oggi. Quindi Inferno Infinito si va a prendere d'assalto il terzo boss del terzo circolo. E sì, sono probabilmente sottolevellato, ma non me ne frega, sono troppo contento di aver ricevuto la nuova capture card, quindi insomma Devo per forza fare un video assolutamente, devo per forza affrontare i boss, sono talmente contento. Ok, dunque questo primo circolo l'abbiamo fatto diverso tempo fa. E il primo e il secondo circolo presentavano lo stesso boss, quindi praticamente Occhimandra e Suimo. Ora, so anche che in questo Inferno Infinito c'è il boss Phantasmurai. Però non so se è al terzo circolo o al quarto, al quinto, insomma. Non so a che circolo si trova, però so anche che c'è Wokshillo. Wokshillo, nello scorso Yo-Kai Watch, mi ha fatto penare le pene dell'inferno per batterlo. Spero che non succeda la stessa cosa anche qui. Ok, ci siamo. Allora, non mi ricordo dove devo andare. Mi sembra fosse quella al centro, la porta principale. Per arrivare dal boss, sì. Sì, mi sembra fosse proprio questa. Vediamo. Oh yeah, è questa, è questa. E il boss, non si sa ancora chi è. Quanto ci manca? Era davvero tutta quanta questa strada da fare? Eccolo qui. Ah, ok, Canotto, che io ho chiamato Cambi nello scorso Yo-Kai Watch, ma l'ho già spiegato perché. Perché praticamente avevo lo schermo distante da quanto io ce l'abbia ora, più distante. E quindi l'8 mi sembrava una B, solo per questo motivo. Poi durante l'editing me ne sono accorto, non l'ho corretto, ma ho messo l'immagine di un canotto sulla miniatura per far capire appunto che avevo capito che era un canotto. Ma ad ogni modo, sta arrivando un altro tipo con l'area da dura. Non va bene, ti servirà la mia analisi esperta. Solo un minuto. Whisper si comporta da professionista tutto d'un tratto. Fatto. Sono tutto orecchi, questo yokai è seduto in modo composto sulla barca, direi. A cosa mi serve saperlo? Non lo so. Nathan, non me lo chiedere. Allora, piccola precisazione. Sto giocando sul 2DS e devo ammettere che è pratica come console, non è fastidiosa da tenere in mano, molto comoda, ergonomica. E gli schermi sono leggermente, ma proprio leggermente più piccoli di quelli di un New 3DS o 3DS comunque sia. Ma è davvero comodo, davvero davvero comodo. Allora, sto subendo un pochino di danni, ma adesso gli elimino l'amichetto suo lì. Facciamo così. Allora, ho potenziato con l'allenamento speciale alla palestra i miei yokai, quindi insomma sto abbastanza tranquillo per quanto riguarda la loro difesa e il loro attacco, quindi insomma sono molto confidente. Con Fumuro colpisco tutti e due, quindi insomma sto piuttosto tranquillo. Vediamo un po'. Madonna, anche mi è utile perché colpisce tutti quanti con l'attacco, e quindi insomma è uno yokai molto utile e poi molto forte. Ok, stiamo andando abbastanza bene. Volevo fargli più danni. Vediamo un po'. Se lo colpisco, io lo metto lì, se lo colpisco qua, sempre sulla testa, ok. No, volevo vedere se metteva anche in altri punti lo spillo, ma solo in testa. Ma facciamo una cosa, eliminiamo lui, che lui gli fa recuperare i punti, il maledetto. Canto Corsaro? Oh mio Dio! Non me la ricordavo.
Ah, però si è sbarazzato dei suoi amichetti. E beh, meglio. Beh, insomma. Che poi ricompaiono, è inutile. Eccolo qua. Beh. Insomma, è andata bene. Molto più che bene. Vediamo quanti punti mi dà, però. Perché non mi ha incantato neanche una volta. Peccato, se mi avesse incantato un paio di volte... O almeno un paio di yokai, avrei potuto guadagnare qualche punto in più. Arrivare forse a 7000 punti esperienza. Vediamo un po', stanno messi davvero male. Vorrei andare avanti, ma porca miseria, c'è davvero gli yokai giù. Allora, almeno vedere qual è il prossimo boss. Anche perché non ho nulla da far bere, perché comunque sia. Sono senza proprio. Aspetta, questa non me la ricordo. È ovvio che devo andare giù, però fatemi salire, perché io non neanche mi ricordo veramente se c'era una scala nel... Ah, si sale da qui poi. Wow, tre forzieri. Sì, forse c'era, non mi ricordo. È tanto che non gioco Yo-Kai Watch 1. E sfera mega, ottima, faccio salire di livello qualcuno, così almeno recupera un po' di... Recupera l'energy max. Allora, vediamo un po' però. Ma io veramente dovrei far salire Malonian, ma faccio salire Darknian a sto punto. Ok. Va bene, Darknian è molto utile, è molto potente. Allora, ho un po' di colpi nascosti, le tecniche e colpi nascosti, più dopo li uso per conto mio. Allora, vediamo un po' qui. Allora, qui si va in un'altra stanza. Ah, sì! Che poi qui ci ho affrontato il boss, quello con la faccia gigante, mi ricordo. Era in una di queste stanze... Ah, Ello! Sta lì che mi aspetta, infatti, sì. Allora, questa non era la porta, era questa, per forza, devo andare per forza di qua. E mo vado su. No, forse no. Oh, braccetto solare è molto utile. È uno strumento molto, molto utile per l'attacco degli yokai. Allora, vediamo un po'. Niente, allora vado di qua. Sopra. E non è. Ok, vediamo un po'. Non so, sto andando completamente a caso perché non lo so, non mi ricordo. Può essere pure che devo tornare indietro, non mi ricordo. I segreti dell'anima. Non mi ricordo come l'ho fatto, sinceramente, la prima volta. La prima volta sono andato a caso finché non l'ho trovato. Nerumbra, dovrebbe essere Nerumbra. Ma finora ho incontrato tutti quanti gli yokai che ho già sconfitto. Non so se qui è la stessa cosa. Cioè, sconfitto nel primo Yo-Kai Watch. Non so se qui è la stessa cosa. Boh. Io ho letto che era diverso. C'è Phantasmurai. Da quello che ho visto da alcune immagini. Però non so se è vero o false. Perché la qualità era molto dubbia, la qualità, però. Allora, Andrea, sono stupito che non ti sia perso. Hai fatto grandi progressi. A dire il vero sono un po' confuso. Non so proprio in che piano siamo. Non preoccuparti troppo. Basta che fai attenzione a quel coso. A chi? Ah, già, quel tipo vivace e stravagante. Sei giunto fin qui, sarà una passeggiata, Andrea? Fagli vedere che mosse ha in serbo. Adesso sono confuso io. Io sono confuso da tutta quanta la vita. Allora, non mi ricordo di preciso come configgerlo. Ah, gli occhi forse devo puntargli. Sì, devo puntargli gli occhi, devo puntargli. Vediamo un po' se gli faccio qualcosa. Devi chiudere gli occhi, però zio. Ah no, porca miseria, sono tonto io. Io sono tonto proprio. Qua sopra la X, un goccia. La coccia sarebbe la testa per chi non è marchigiano, eh. Dannazione, ma proprio quelli che mi servono mi devi proprio inspiritare. Cioè, allora, ho detto che, ok, mi serviva qualcuno da maledirlo, ma porca miseria.
quando si esagera, sì, eh. Sarebbe utile, molto utile fargli chiudere gli occhi. Come? Che non c'è neanche più in gioco? Cioè, l'avevo cambiato, come l'ha preso? Come? Cioè, tu mi devi spiegare... Che tozza. Ah! Ma mo ti faccio male, però, eh. Mo ti faccio male proprio. Ma dai! Ma si può? Ogni volta che gioco Yokai Watch ci rimetto proprio i nervi. Come diceva... Come dice nonna? Perché diceva dice? Le bille. Cioè rimette le bille. Ovvero le incazzature. Perché non è normale una cosa del genere. Allora, Leo Forte, tu mi devi stare un attimo a sentire, zio. Non ti posso mandare in campo ora. Devi stare calmo, allora. Ma mezza luna letale, sì, ma ricordo, ma ricordo. Bella sta mezza luna, voglio. Vanno ancora di moda i meme sui napoletani. Chiedo perché non sono al passo coi tempi io. Io quando arriva un meme, prima che lo scopro, passano gli anni. Pingite! Dalla schicca e giustamente lui ci muore male. Dovrei tenermela per un altro yokai? Ma no. Colpendo tutte e tre almeno sto tranquillo che... Può essere che gli... Sì! Sì, è andato! Sono andato... E uno è andato, bene. Wow. È arrivato in desincro proprio... Non è colpa del... della capture card, ma è colpa del gioco che proprio è fatto... Certe cose sono fatte con i piedi, devo ammetterlo purtroppo. Mi dispiace dirlo, ma certe cose in Yokai Watch sono fatte con i piedi. Il gameplay è molto datato. Per carità, è gameplay di quegli anni, però cioè, è 2014. Però per il momento è datato. Non è che i giochi del 3DS tipo Pokémon comunque sia o Super Mario abbiano gameplay... tanto diversi dagli anni in cui sono usciti, gli anni 80 dico, Pokémon anni 90, insomma il gameplay è sempre stantio, è sempre statico, non stantio, è statico, mi è uscita male la parola, però sono belli. Ora, il fatto che io stia criticando Yokai Watch non significa che non mi piace, anzi... È uno dei miei giochi preferiti al momento, perché comunque sia i collectable, io sono un patito di collectable. Collectable, RPG e... I miei preferiti sono i giochi piattaforma. Super Mario praticamente, Sonic, insomma, e quant'altro. Però comunque sia... I giochi di avventura... Diciamo all'acqua di rose, appunto, come Yokai Watch e Pokémon, tranquilli... Li preferisco a tanti altri giochi. Se poi tu mi presenti un Uncharted, insomma, io me lo gioco con molto gusto. Me lo pappo. Con molto gusto me lo pappo. Ciao Leoforte. Non vorrei tirarmi la sfiga, ma penso di potercela fare. Sì, sì. Due boss in un video solo. Vai così. Vai così, Andre Ink, dai cacchio, dai! 12.000! Oh, vai! Più di 12.000 punti esperienza! Wow, se curavo un altro yokai, secondo me arrivavo anche... Ehi, anche a... 13.000. Allora... Vorrei andare un attimo avanti, ma solo per un motivo. Vorrei... trovare la porta che mi riconduce. Eccolo. Oh, che bello. Perché ragazzi, ci voleva una porta che mi riconducesse praticamente a fare la strada
più tranquillamente. Quindi, per questo video Cugi è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito. Come in ogni video in descrizione trovate i link per Facebook e Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!